Commenti per prima prova? Non vedo l'ora di partire. Bella, ok. Com'è? Allora. Abbiamo anche le GoPro attaccate che voleranno fuori sicuramente. Dopo prendiamo la scopa. No, no, sicuro. Non può restare lì. Se rimane lì è un miracolo. Commenti a caldo per la seconda prova? Come prima non vedo l'ora di partire. Avete avuto qualche problema? Sfilato un semiasse, ma la macchina andava bene. Perfetto. Se la macchina va bene, il mio pilota va bene,
messo giudizio. La GoPro è rimasta lì, incredibilmente. Cioè, grazie a Amazon. Senti, scombussa un po', no? Ma poi vai su. Vai, abbiamo preso la sinistra. La centrale. La sinistra tu intendi tutta nella terra? Sì. Abbiamo preso il primo giro e non siamo andati su. No, quindi poi fa... Sì, non l'hai preso, papà. Fine primo giorno di gara. Com'è andata? Benissimo. Piccoli inconvenienti, ma risolti. Bene, bene. Adesso si va a casa, tranquilli. Questi bici li chiami proprio indigeni. Anche lui gli fai l'intervista, anche lui. Posso andare io? Una bici di cemento. Una gara in rimonta la nostra. Sicuramente, sabato abbiamo avuto un piccolissimo problemino che abbiamo risolto stando molto caldi, molto tranquilli, questo lo devo anche dire, sparato la mano, la macchina tolto questo difettino, è andata veramente bene, la pista stupenda, ci siamo divertiti veramente tanto. E avevamo bisogno perché quest'anno è stato un anno un po' così, cos'è? Qua a Veglio, spettacolo. Denis, al fianco di Alberto, condividere un altro successo, una grande soddisfazione, tu che fai parte del comitato, un bel risultato questo del 38esimo Veglio Rallycross. Sinceramente non vedevo l'ora, arrivare sul podio nella gara di casa con tutti i sacrifici fatti è sinceramente la cosa più bella. Se guardo indietro, questi tre giorni sono stati fantastici, non cambierei nulla di questi tre giorni. La macchina è andata veramente bene, è un pilota fantastico. Non c'era un angolo della pista dove potevamo recuperare ancora un secondo, è dato veramente il massimo, più non potevamo fare. Seconda posizione, Alberto Gazzetta e Denis Cortesi. Prima posizione per Paolo Gattoni. E allora sì, adesso andiamo sul gradino più basso del podio, ma non per importanza, perché questo podio è importantissimo. Quindi in terza posizione riconfermano la posizione dello scorso anno, un weekend partito in salita in rimonta, ci hanno creduto sino alla fine Alberto Gazzetta, Denis Cortesi. Denis, che mentre salutava si è dimenticato di togliere la mano. E allora siamo in seconda posizione. Lui si era presentato qui come l'uomo da battere lo scorso anno e era salito sul gradino più alto del podio, era il leader provvisore di campionato. Nella